Nel 2016 i comuni italiani hanno incassato 1,7 miliardi di euro per le multe che gli italiani hanno pagato. Rispetto all'anno precedente c'è stato un incremento degli incassi da parte dei comuni del 45%. Insomma, se fosse una società quotata in borsa dovreste correre a comprare le azioni dei comuni italiani, perché un fatturato cresciuto del 45% vuol dire che è una operazione davvero straordinaria ed efficace. E così, Giordano, te la faccio semplice: sono gli italiani che giustamente devono pagare perché sono indisciplinati, o c'è qualche cosa di un po' perverso in questi, questi grandi introiti che derivano dalle multe? Ma è chiaro che c'è qualcosa di un po' perverso, perché quegli aumenti che ci sono vengono messi a bilancio prima dai comuni, no? Quindi il comune, quando fa il bilancio dell'anno dopo, sa già quante persone passeranno col semaforo rosso, quante persone parcheggeranno in sosta vietata, quante andranno sulle corsie del tram. Quindi com'è possibile? I sindaci hanno la sfera di cristallo, i sindaci sanno vedere nel futuro, i sindaci sanno che io l'anno successivo, nei mesi successivi, quante volte passerò col rosso? No! È evidente che i sindaci usano, ma perché sono messi in difficoltà dallo Stato che gli stringe i cordoni, e quindi i sindaci che cosa devono fare? Devono recuperare soldi, e come li recuperano? Tartassando i cittadini. Quindi la multa è una tassa nascosta, la tassa più ingiusta che ci sia. Che peggio di questo, cioè c'è il fatto che, come si diceva prima, che ci sono delle vere e proprie trappole. Cioè non c'è solo un fatto che io non posso, in alcuni casi, no, sono quasi invitato, ma ci sono delle vere e proprie, degli autovelox che sono appositamente messi per fare la multa e non per fare la sicurezza o per controllare la strada, ed è quello che fa indignare i cittadini. E permettimi di dire un'ultima cosa, fa indignare ancora di più perché l'abbiamo visto prima nella storia del portonaccio, lì era talmente evidente che si sono messi insieme tutti quanti e hanno fatto caso. Ho 40 milioni di spese legali. Ma il cittadino normale che si vede arrivare a casa una multa, che fa? Fa causa legale, si rivolge all'associazione consumatori, ci abbiamo milioni di cose da fare, cosa facciamo? Paghiamo la multa, anche quando è ingiusta, perché non è che uno si rimette tutte le volte a fare causa, e questo fa sì che la multa sia, come dicevo all'inizio, una tassa, ma una tassa ingiusta, perché punisce le persone che tendenzialmente sono più onesti, più sereni.